i modi, nell'ultima live abbiamo provato in tutti i dannatissimi modi a vendere Gagliardini, ma non ci siamo riusciti. Ciao Enric. Perché mi dici che non ho i requisiti per estendere l'abbonamento? Dobbiamo rifare qualche partita code, volentierissimo, volentierissimo Felix. Sto facendo ancora l'aggiornamento, considera. Spero infatti che la live non lagghi. Ciao Loris. Un saluto Enric. Dicevo, nella scorsa live abbiamo provato in tutti i modi a vendere Gagliardini, non ci siamo riusciti. La stessa cosa vale in realtà per gli acquisti. Non siamo riusciti né a acquistare Tonali, non siamo riusciti né a acquistare Tonali né Dominguez, ma il problema potrebbe essere dato dal fatto che sono giocatori che si sono appena trasferiti. E potrebbe essere assolutamente un problema. Cosa mi serve a me? Mi serve un centrocampista centrale. Io sto giocando con per il momento questa tattica. Mi serve un centrocampista centrale, magari leggermente sul fisico comunque. Da poter sostituire a Barella, anche perché il sostituto di Brozovic potrebbe tranquillamente essere Sensi. Tonali avrei preso così, perché è Tonali. Non è detto che oggi alle 18 ci sia The Last of Us, eh? Ti consiglio di prendere Bomberissimo Noble. Gagliardini cuore nell'azzurro. Sì, Iz, mi sta piacendo molto FM. E quindi Stevenson mi ispira. Stevenson, come fanno a ispirarti Stevenson? Stevenson ispira uomini, donne, qualunque cosa, qualunque cosa. Allora, per quanto riguarda il nome, i nomi da cercare, bisogna andare, ragazzi, su gente non formata. Mi sembra di aver capito non formata. Perché, per esempio, questo Thomas Partey mi costa 33 milioni. Qua è valutato 33 milioni. Costerebbe, secondo me, almeno 50 milioni e non possiamo permettercelo. E soprattutto, secondo me, anche se l'Atletico Madrid accetta la nostra offerta, lui non verrà mai. Quindi potrebbe essere interessante andare su giocatori. Ok, un Nuvarno forse non è il caso. Su giocatori giovani. Su giocatori giovani. Lukaku seconda punta, ma in realtà, ragazzi, in realtà è fulcro del gioco. Se lo metto seconda punta ha il pallino mezzo vuoto praticamente. In realtà è posizionato qui, ma è fulcro del gioco. Perché se facessi così, vedi che poi mi cambia la faccenda. Quanto di budget hai, quanto budget hai da spendere? Allora, io per il momento in realtà non ho ancora acquistato nessuno, a parte Andre Anderson, ho 50 milioni. Fred no, Joe. Ciao Joe comunque. Caratteristiche, mi piacerebbe un vice Barella, mi piacerebbe un vice Barella e secondo me questo Palacios qui potrebbe fare al caso nostro. Io non so se si è appena trasferito, potremmo provare ad acquistarlo. A me lui piace tanto 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 e i suoi dati non sono per niente male. Potrebbe essere un giocatore interessante. Potrebbe essere un giocatore interessante. Speriamo, Fabio. 17 GB. Credo si sia appena trasferito. Non ho ancora visionato. Allora, io farei una roba. Richiamo informazioni. Probabilmente si è appena trasferito. Sì, appena trasferito. Per peccato. Sì, per il momento Luke il modulo ci sta. In campionato non ha ancora debuttato. Ciao Alex. Allora, Camavinga. Insomma, Camavinga. Quanto costa Camavinga? 8 milioni. Regista arretrato. Anche lui, anche lui. Richiediamo informazioni, va là. Richiediamo informazioni. Cerca Evander. Vediamo un po'. Un po' di nomi. Sì, questo, questo. Arcaboy, dobbiamo farlo osservare. Dobbiamo farlo osservare lui. Preferisce esperto o giovane? Assolutamente. Ma allora, io preferirei giovane, se proprio devo dirtela tutta. Così ringiovanisco un po' la squadra. Gallagher. Vediamo Gallagher.
Seguiamo un po' di nomi, poi vediamo come muoversi. Dovrebbe essere Connor? Dovrebbe essere Connor? Potrebbe essere Connor? Li mortacci, Connor! Oh! Oh, calmi, eh! Calmi, 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 calmi. Oddio, è un po'. Ma oddio, se in realtà questi dati fossero più sopra il 10 non sarebbe per niente male, però dobbiamo farlo osservare. Luke, ho venduto Vecino e voglio vendere anche Gagliardini, eh. Andiamo sul classico e prendi Foden. Foden è imprendibile, ragazzi. Foden è imprendibile. Costa 41 milioni. Non è un'app, è un gioco per computer. Consiglio Coop Miners. Questo è un bel giocatorino, eh. Non vale neanche troppo. Coop Miners mi piace. Preferisce giocare sulla sinistra con due centrali al suo fianco. Preferisce giocare sulla sinistra con due centrali al suo fianco. Oh, non mi dispiace questo nome. Guimarães, vediamo. Bruno? È Bruno, è Bruno, è Bruno. Sapete che questo Guimarães qui non è male. Sapete che questo Guimarães qui non è per niente male. Ragazzi, l'abbiamo già trovato quasi quasi, eh. Non so se si è appena trasferito, però questo mi intriga molto. C'ha delle statistiche niente male. C'ha delle statistiche niente, per niente male. João Mario. Zaniolo troppo offensivo, direi proprio di sì. Diaby vice Barella, ma Diaby non è. Non intendi l'esterno. Ciao Fazzone. Jonathan Gonzalez. Allora, Galdames non l'ha messo. Arca boia, mi sa che Galdames me lo son perso. Gabigol c'è, vediamo Gabriel. Gabriel Barbosa. Dai, raga, ce lo riprendiamo. Paulinho delle Leverkusen è un esterno. Ah, ok, Franzi, grazie mille per il consiglio. Ripiglio Gabriel Barbosa. Diaby ci dice delle Leverkusen, me lo sono perso allora. Io ero rimasto a questo Diaby. Io ero rimasto a questo Diaby. Mi sbaglio. Vediamo il Locatelli che mi consiglia il Ferdix. Il giocatorino anche questo. Grealish costa troppo, lo avevo già fatto osservare. Mo' Rafinha, ripigli Guidez, ripiglia. Thiago Almada, sì. In realtà ho qualche dubbio per quanto riguarda l'extracomunitario. Perché avevo messo anche Zaracho. Non saprei. Comunque, io direi che di nomi ne abbiamo messi. Nella realtà fa il CDC. Ma sei sicuro, Mastro? Direi che di nomi ne abbiamo messi. Faccio al volo questa partita, poi dopo facciamo le offerte. Questa è sempre un'amichevole. A breve inizierà il campionato. Vediamo cosa mi arriva in posta. Pacina ha finito di osservare Dominguez. Purtroppo si è. Ah, abbiamo anche Gravenberg qui. Vediamo Gravenberg. Madonna, ragazzi. Pazzesco sto giocatore. È pazzesco. Sapete che Gravenberg è veramente tanta roba. Gravenberg è veramente, ma veramente, ma veramente, ma veramente tanta dannatissima roba. E purtroppo Van de Beek e Tonali si fa andare nel sacco. Anche con l'Ajax avevamo trovato un accordo. Avevamo trovato un accordo clamoroso per Van de Beek. Però purtroppo lui non vuole trasferirsi. Analisi post partita, vabbè qui la Lazio l'abbiamo distrutta, trattativa per l'offerta di Szoboszlai a Ledon Gianni. Perché Szoboszlai, anche Szoboszlai è vero che è molto offensivo, però non fa neanche cacarissimo. Però ragazzi, sa cosa? 72 milioni? No, è intrattabile.
Ragazzi, ma avete visto se stanno 2 milioni? Sono d'accordo, Checco. Ciao, Lando. Prendi un metavalance come esterno completo già pro... Allora, Nick, la mia idea per quanto riguarda gli esterni, qui rifiutiamo nel frattempo. Per quanto riguarda gli esterni, volevo tenere botta per questa stagione. Rifiutato l'offerta per Camavinga. Ho capito. Per questa stagione volevo tenere botta un pochettino con i vari Candreva e D'Ambrosio, perché il prossimo anno mi torna Lazzaro, che comunque ha dei bei dati. Non so se è il caso, bello come nome Martinez dell'Ajax. Non so se è il caso di andare a spendere tanti milioni per un esterno che poi mi rientra. Me lo sto perdendo, ragazzi. Mi sto perdendo Martinez dell'Ajax. Sto prendendo Martinez dell'Ajax. Scriviamo Ajax e facciamo prima. Non facciamo assolutamente prima. Eccolo, Lisandro. Lui è un mediano, effettivamente. Perché anche su FIFA mi sembra sia un mediano. È bello Tamugno, eh. È bello Tamugno. Non è male come nome. Insomma, Alessio. Sto meglio, diciamo. L'altro è forte. Non quanto Biraghi, ma è forte. Buono questo. Chi è Lisandro? Meglio, Matt, un salutone. Come mi pare Renato Sanchez? Una pippa su... No. Ciao, Prince, un salutone. No, no, Sanchez è bello forte. Bello forte. Guarda qui. Facciamolo osservare. Anche se non so, anche lui forse si è appena trasferito. Formazione consigliata? Assolutamente no. Gagliardini, cioè. Partita in conflitto per l'Under 20. Che peccato. Giocatori della squadra disponibile per la partita. Grande Gnontone! Rapporto precampionato del Milan. Poi dopo questi li possiamo rivedere. Analisi pre-partita. Incoraggiato la preparazione della... Ok, perfetto. Dai, la familiarità con questo modulo comunque sta salendo parecchio, ragazzi, eh. Non è una cosa da buttare. Mattias Vecino è andato. Quacquo è andato. Noi ci siamo pigliati Anderson. Gagliardini in procinto di firmare per... Sì! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Addio! Ciao! È stato bruttissimo. Un saluto. Ciaone. Ciao, bello. Ciao. Solo sui giochi possono accadere queste cose, perché nessuno nella realtà si caca Gagliardini. Destigno per l'esterno, tanta roba. Ecco, lui onestamente l'avrei preso a poco. Ecco, lui sinceramente l'avrei preso a poco. Potremmo anche investire in realtà su Dest, eh? Potremmo anche investire. Ciao, Pone, io proverei con Gravenberch. Sai che voglio aspettare un paio di resoconti, chiamiamoli così. Ecco, per destino... Se proprio devo dire la mia, proverei. Perché comunque un sostituto con queste caratteristiche non fa schifo. Il prossimo anno mi trovo con magari Lazzaro e Dest sostituti, vendo Candreva ed Ambrosio e ciao. Mentre cosa pensi di sta giornata? Ragazzi, allora, considerate che io ho visto la partita in coma. Cioè io stavo malissimo. Mi stavo veramente contorcendo dal dolore di testa. A un certo punto ero così che facevo no, non mi prendere, non voglio morire. Ho sentito pareggio, De Vrij, ho guardato 1-1, sono tornato un minuto dopo, pareggio, gol, bastoni. Ho fatto, com'è possibile? Per un momento mi è passato il mal di testa, poi mi è ritornato. È stato pazzesco. Sono una partita di merda, ragazzi. Abbiamo giocato clamorosamente male. Parma comunque forte, eh. Parma è una bella squadra. Nessuno è la classica Gagliardini e poi c'è il Toro. Non ho commentato per vincere la maglia di Gagliardini. Grande Toxic, un salutone. Assolutamente PCN. Affidabilissimo. Affidabilissimo. Se anche ci sono dei problemi per non so che cosa, onestamente, hanno un'ottima assistenza. Parma in ripartenza è davvero tanta roba.
Rick, l'anno prossimo compri Hakimi? Assolutamente sì. Sì, Prince. Però mi ha stupito il Parma, in ripartenza veramente tanta roba. Nuno Tavares del Moreirense. Non so se. Nuno Tavares del Moreirense. Ma chi è questo giocatore, ragazzi? Perché non ce l'avevo io nel Moreirense? Non è il centrocampista. Nuno Tavares. Quindi mi vuoi dire che c'è Conte? Antonio Conte? No, no, no. È Ibrahim. Ma? Era lui? Non lo scopriremo mai. Chi è sto fenomeno? Ma che dati sono? Vabbè. Comunque, proseguiamo. Ah, no, 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 che proseguiamo? Affare fatto, sì! Che proseguiamo? Destra, destra. Ce lo portiamo a casa, ragazzi. Proviamoci, dai. Io gli farei, onestamente, per quanto riguarda l'offerta. Dove il prezzo della società cedente, ecco, io gli avevo proposto quest'offerta qua. Gli avevo proposto quest'offerta qua. Di portarmelo a casa per 9 milioni subito più 6 milioni, il che comunque tutto ci farebbe spendere 15 milioni, 9 subito. Prestito all'Ajax per un anno con noi che gli paghiamo il 60% di queste del suo ingaggio, più il 35% della possibile rivendita. Come vi sembra come trattativa? Per me ci può stare, viste le potenzialità di questo giocatore. Lo teniamo un altro annetto all'Ajax. Questo gioca, cresce magari, migliora. Prossimo anno, primo sostituto di Lazaro. Secondo me ci può stare. Per me, 9 milioni per quello che può comunque andare a valere subito ci stanno. Vediamo che mi dite. Bella trattativa. Basta la rivendita. Vediamo un po'. È vero. Si potrebbe abbassare un pochettino la rivendita. Sì, è vero. 60% lo pagano loro. Hai ragione, Franci. Proviamo a mettere un 25. Magari aggiungo un milioncino qua. Anzi, guardate. Mettiamo 15 e gli aggiungo un milioncino qua. Ci può stare, però devi controllare che giochi, se no è un'inculata. Come giocatore è tanta roba. Dai, proponiamo. L'Ajax ha ritenuto accettabile l'offerta per Sergino Dest, manifestando compiacimento per una trattativa tanto agevole. Finalizza l'offerta per passare. Ok. Forse sono stato un po' troppo alto, ma. Oh, e dai, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Finalmente un'altra trattativa che andrà a. Due maroni, tutti questi giocatori che non vogliono venire all'Inter, non è che posso mettere Dest come obiettivo primario. Ciao Lewis, grande vittoria dell'Under 20 contro l'Under 20, bravi ragazzi, 7-0 mortacci vostri. Abbiamo finito di visionare Declano. Declano non è male, Declano, Declano non è male, Declano, porco zio ragazzi, che giocatore. Ragazzi, sapete che quasi quasi prendo Declan Rice. Ma che giocatore è? Ma potrei utilizzarlo più che altro come un centrocampista difensivo avanzando un pochettino Brozovic. Punto esclamativo FM, costa meno di 20 euro, Wid. Vediamo, richiediamo informazioni. Mi sembra veramente, veramente, veramente molto buono questo giocatore. Costa troppo, mi sa. Oddio, comunque noi adesso questi 50 milioni li abbiamo, eh. Un calciatore dobbiamo acquistare. Abbiamo anche Zubeldia, vediamo un po'. Oddio, Zubeldia ha 2 anni in più, costa qualcosina in meno, mi sembra, qualcosina in più. Continuiamo ad osservare nel frattempo, anche Zube.
Palacios si è appena trasferito, quindi scartiamo. Anche Roca, vediamolo un attimo. E più o meno i costi sono questi, ragazzi. Anche se i dati di Declan Rice mi sembravano discretamente meglio, si può dire. Allora, qui abbiamo Harry Onyekuru, che per il momento un'ala non mi serve. Grande Cristi. Bujak Kelaski, Andre Liski, grande Kokchu, fatti vedere. Questo è un po' offensivo, però madonna ragazzi, ma pare a me per aver 18 anni ha degli ottimi dati. Fammi richiedere informazioni. Mamma mia. Test fisici. Ma dico dove venire, che pippa su, ragazzi. No, perché ho fatto scarta? Ohio, vabbè. Vabbè, come Mkhitaryan? Vabbè, a Kanji mi costa una fracca. Comunque abbiamo ancora un po' di tempo per farle queste trattative, quindi io andrei... Cosa hai fatto Barellotto? Cosa ha fatto Barella? Cosa sei infortunato? Sì. A questo punto mettiamo Sensi. Mettiamo Sensino. Cosa hai fatto Brozo? Qualche problema? Dai, mettiamo... Mettiamolo un po' così. Siamo un regista avanzato, dai. Ok. Ci potremmo portare dietro... Potremmo portare dietro anche qualche under 20. Miro Godin non è proprio un under 20. Però insomma, mettiamoci lui al posto. Oh, vabbè, lo de babbo. Ma piuttosto mi porto Pirola, guardate. Eccolo qui, Bobby Gnonto. Aspetta un po', ma che so, infortunati? Oh, Bobby Gnonto non è per niente male, eh? Porco zio. Guardate che dati. Ciao, Emis. Fai giocare Bernie un minuto. Ce la vede questo Bernone? Si chiama Football Manager. Non so, c'è scritto che gioco è, no? Football Manager si chiama Henrik. Veramente, Aleb? Non lo sapevo. Ciao, Fire Breather. Ciao, bello. Ciao, Emis, di nuovo. Ciao, saluto i criceti. Un salutone. Ciao, Ema. Come mai, Fuzz? Mortacci tu, Agnonto. Ah, ecco perché. Che sfiga. Cancello. Che fai? Non te lo porti dietro, cancello. Allora, andiamo con... Ind. Ah, c'è scritto Ind. Non me ne raccordo. C'è scritto Ind. Ah, Godine pure. E allora... Il grande Vezzoni. Yamme bella. Oh, CC. Non si scherza, eh. Andiamo. Contro il mitico Pauk. Ah, mi sono dimenticato, Zimo, grazie, di mettere Pirola come in allenamento, mi sembra. Volevo mettere Pirola, perché secondo me ha ottime qualità. Madonna, che... porca boia, addirittura. C'è andano vicino a Azzurrino. Che so, i puffi.
Bello. Madonna, ma che cos'è? Andanovic come Ter Stegen, ragazzi. Guardate che giropalla clamoroso. Oh, questo non è male. Se una Biragone sulla sinistra la mette in mezzo, c'è l'una. No, traversa clamoroscia. Anche Gnonto, hai ragione, Zimo. Toxic sarebbe meglio. Mortacci, Vaz. Vabbè. Incredibile. Oh, appena trovi la tipa mi mandi subito a fanculo. Pazzesca sta cosa, mamma mia. Che amico. Ciao Pippo. Ma come dovrei aumentare la... Aspetta che ci guardiamo sto gollettino. 1-0. Cosa vuol dire dovrei aumentare la velocità? Mi scusi, signor direttore di gara, ma... Dici così? Così? Ci può stare? Ciao Stark, meglio. Bene no. La palla di Antonio Candreva, non so se... L'unico asset che ha fatto nella sua carriera l'ha fatto su Football Manager. Fate voi. Che devo fare? Te lo dico io che devi fare. No, non lo dico. Allora, comunque, ragazzi, non è per dire, ma comunque in queste amichevoli, a parte contro il Lugano, adesso poi vediamo come finirà questa. La formazione non sembra girare malissimo. Poi è ovvio, come detto, sono amichevoli e magari le altre squadre non si impegnano neanche troppo. Come ha fatto Lautaro Martinez a sbagliare questo gol, mortacci tua? Forse però così non si capisce una sega. Ciao Davide, ma niente, abbiamo inserito qualche nomignolo nel mercato. E infatti, troppo veloce non si capisce niente. Ma comunque vi leggo nella mente. Così? Così mi sembra onesto, onesto Ferdix. Hai ragione, Prince. Finalization. Sentite, ma. Ok. Dobbiamo ricordarci di mettere Pirola. Lautaro Martinez, non mi ricordo se l'avevo già messo. Gnonto. Gnonto, gnonto, gnonto. Ma in realtà così non mi sembrava male. Vediamo. Bel giro palla, un po' lento. Un po' lento. Ma perché Skriniar torna sempre da Handanovic, ragazzi? Sensi, ragazzi, che cosa ha fatto? Sì, forse si può abbassare un pochettino qua. Va bene, dai, siamo sul 2-0. A questo punto possiamo fare anche delle substitution, mettiamo Lucianino. Fammi vedere qua chi c'ha di stanco. Mettiamo proprio al posto di Stefano Sensi, Lucianino. Anche Young al posto di Biraghi, che c'ha una resistenza che pare la mia. Mettiamo, sapete che non mi sta piacendo per niente Martinez. Vai con Seba. Tra poco è il momento anche di Andre Anderson. Ciao Lollo. Eh sì, Bright. Sei sicuro PCN che non vogliono venderlo? Povero Gagliardini. Per fortuna che abbiamo l'ufficialità. Senza l'81esimo. Porca miseria. Che ho messo? Andrea Ranocchia, ma che stai a di...
un occhio a esterno tutta fascia. Non mi piace molto la maglia dell'Inter nuova, l'avrei preferita un pochettino più elegante. Dobbiamo andare a fare il carnevale con quello zigzag, però insomma ai giocatori dell'Inter la maglia dell'Inter sta sempre molto bene. Una cosa che mi piace molto è il colore, la tonalità del blu della maglia dell'Inter. L'apprezzo molto, finalmente un bel blu intenso, comunque anche gli ultimi sono stati molto belli come blu. Un pochettino più di serietà, sto zigzag qui, la prossima volta che mettiamo le bollicine, i pois, cioè, ma un po' di eleganza, ragazzi, siamo l'Inter. Che ne pensi di come ho fatto Ferdix? Non l'ho fatta girare abbastanza? Bravi ragazzi, energico, sono molto felice del risultato. Ok, perfetto. Allora. Allenamerdo. Allenamento. Chi avevamo detto di inserire? Per esempio, il bastono. Il bastono. Non gli aveva messo nessun focus. Perché non gli aveva messo nessun focus? Posizionamento difensivo. Posizionamento difensivo. Intensità normale, sì. Esageriamo. Volevo metterlo a Lautaro Mer. Allora, qui l'avevamo messo ad Andre Anderson. Volevo Seba? Seba l'aveva messo. Facciamo anche una bella intensità, mezza intensità, doppia intensità. Seba. Lautaro Martinez. Io lo allenerei nella finalizzazione perché veramente non butta dentro mezzo pallone. Movimenti d'attacco? Oppure tiro? Tiro. Intensità normale, mi piace. Poi, Under 20, togliamo la prima squadra un attimo. Gabriel Brazao è in prestito. Filip Stankovic. Ah, però. Come cazzi d'angolo? Tu vice attualmente responsabile della media di dovere. Vuoi davvero cambiare i suoi compiti relativi? Mi dispiace, non volevo. Non volevo farla arrabbiare. Allora, Pirò. Vabbè, questo quindi vale la stessa cosa. Posizionamento difensivo. Prendi il controllo dell'allenamento. Si prende il controllo di allenamento. Si mette Pirò nell'allenamento dell'allenamento di posizionamento. Assolutamente ottimo, che mi migliora in marcatura. Doppia intensità. Ma io lo voglio dare anche stanco, insomma. Reazioni. Riflessi, ottimo, perfetto. Doppia intensità. Direi di andare anche su Bomber Gnonto. Mi sa che me lo sono già perso. Mattia Sangalli. Voi non ci credete mai, ragazzi, ci ho chattato con questo giocatore. Ci mettono proprio tutti, oh. Gnonto. Bello de babbo, lo stai? Arriva. Mi stanno intrecciando gli occhi. Etienne, Juten, Kikue. Raga, io non lo vedo mica. Ah, mi sa che è qua. Sì. Fatti vedere. Raga, io non lo vedo. Se lo vedete voi per me, sarebbe davvero tanta roba. Io non lo vedo. Ah, ok, Ferdix, non avevo capito. Ciao Andrea, ma niente, stiamo gestendo un po' la situation. No, mister. Ah, ovvero Bellingham. Bel nome, Bellingham. Bel nome, Jude. Porco Jude. Voi l'avete visto, Gnonto? L'Inter distrugge. Oh, madonna di Yes. Cioè, era il Poak, mica. Pauk. Mica chissà chi. Io mi sono preso considerevolmente gnonto. Ciao, Luca. Speriamo.
Speriamo, speriamo, speriamo. Quella maglia lì non mi dispiace. Ma mi scusi, io sono abbastanza. Sono abbastanza contrariato da questa cosa. Perché non posso cercarlo? Non posso cercare il gnonto? Rischierò forse. Grande mulattieri. Non lo vedo, ragazzi. Scriviamo gnonto. Ah, c'ho finito tutta quella roba lì. Grazie, grazie Franci. Sì, Matt. Confermo. È accaduto. Aspettiamo gli ultimi resoconti, ragazzi, poi ci muoviamo, eh. Tanto qui il tempo passa lentamente. Oh là là, 40 milioni. Sì, 40.000 abbonamenti. Niente male, eh. Allora, coach, qua. In realtà, preferirei preferirei un altro tipo di giocatore. Non è male, eh. Cifra però sicuramente troppo alta. Io se vuoi ti do 5 milioni. Porco cane. Milioni e mezzo per Kokciu. Si potrebbe anche quasi accettare. Però no, raga. Io forse questo slot. Oddio, si potrebbe pure mettere nell'under 20, eh. Si potrebbe pure mettere nell'under 20, paradossalmente, un giocatore del genere. Lo fai allenare, lo tieni in under 20. Poi non so, forse le promesse bisogna dargliele dopo. Durante la trattativa del contratto. Però, visto così, non lo prenderei. Se proprio devo essere sincero. Cioè, nel senso, non ha cattivi dati per avere 18 anni. Però non avrebbe posto in questo momento per la prima squadra. Alex, grazie ancora per i pizzetti. Per quanto riguarda il potenziale, devo guardare il riassunto osservatore. Attualmente a livello della serie B, ha il potenziale per essere un giocatore della serie A in futuro, sarebbe un buon acquisto. È un giocatore della serie B. È un giocatore della serie B. Vale male. Ha un buon potenziale. Lo compri o lo lasci lì come potevi fare con Ricci? Vediamo, dai. Vediamo come si svolge. Kokcu ha suscitato l'interesse di squadre come Chelsea negli ultimi tempi. Vediamo. Vediamo come va. È positivamente interessato alla trattativa. Aspetta che all'inizio gli venga proposto di essere considerato un elemento della rosa con la promessa di diventare titolare in futuro. Vediamo un po'. Meno interessato quanto al Chelsea, meno interessato al Manchester United. Alla Peppa. Vediamo un po'. Ci sono giocatori migliori per 8 milioni. Adesso vediamo un po' come va il contratto.
Io metterei promessa intrigante, ragazzi. Trovare fisso senza neanche pensarci, seconda linea. Lo downgradiamo tantissimo. Sofferto apertura è troppo distante. Elemento. No. Cioè, dovrebbe già giocare parecchio adesso, ragazzi. Dovrebbe già giocare parecchio adesso. Me l'hanno bloccato. Si può eliminare? Non mi convince, ragazzi. Tu mi parli di Vidal, vecchio mio, che è andato al Manchester City. E comunque valeva 34 milioni, quant'era? Vediamo un po'. Il West Ham ha rifiutato l'offerta per Rice. Programma di allenamento. Fammi vedere, mi scusi. Ma quanto si può portare via? Dei Clan Rice. Milioni. Proviamo ad abbassarci a 5, vediamo cosa ci dicono. Hanno rifiutato direttamente. Ok. Intelligence Gate Dest. Magari. Magari. Continuiamo. Sì, il capitano delle vicine per questa stagione. Samir. Come andrà la notte? No, non è Brozovic, ragazzi. Qui abbiamo carisma, ok, scuola. Ok. Madonna, De Vrij, mi fa godere De Vrij capitano, sapete? Dalbert sul pezzo! Cioè, non so se... Destro non vuol venire. Vedi che c'è scritto non vuole vendere. Ma fammi capire. Ah, questo stimato non vuole vendere. Hai ragione, PCN, grazie. Grazie di nuovo. Sai che ho scoperto che su Fulmer ci sono io. Ah, ti ho già risposto. Sì, ti ho già risposto. L'ho già letto almeno 5 volte il tuo messaggio. E tipo 10 minuti fa l'ho letto. D'Albertone c'è. D'Albertone è sul pezzo. Grande. Grande, Kivu. Dai, con sto patento. Guarda, i campionati sono già iniziati. Noi ancora dobbiamo fare calcio mercato. Ma d'altronde è la prima volta. Ci sta. Ciao Miglio. L'Albertone tornerà e sarà protagonista. E sarà protagonista. Allora, qua come stiamo messi con gli infortuni? Qualche giorno ancora per Barellotto. Godini invece l'abbiamo perso, ragazzi. Moses pure. Poi abbiamo dato anche un altro allenamento a Martinez. Non vorrei che si infortunasse. Allora, l'offerta per Rice è stata rifiutata. Tanto che potrebbe essere un trasferimento molto importante, perché potresti chiedere alla dirigenza di portare avanti la trattativa. Però se ha rifiutato 30 milioni, ragazzi, insomma, ma proviamo, non... ma no, ragazzi, se non c'è scritto che non vuole vendere, rifiutiamo.
vuoi? Cosa volete? Per una trattativa che è andata in fumo, madonna. No comment, no comment. No comment su Declan Rice. West Ham non può vendere. Non può vendere West Ham. West Ham non può vendere. No, no, passiamo, passiamo. Abbiamo inserito nell'hub mercato. Abbiamo inserito nell'hub mercato parecchi nomi interessanti. Inter cerca del Declan Rice. Tutto bellissimo. Tutto bellissimo. Ripiego il consiglio di staff squadra. Grande Satriano. Dai mo, fatti valere. Oh là, vediamo il buon Gallagher. Oh, vedete? Iniziano ad arrivare un po' di resoc. Vediamo il Galla. Ciao Ingrao Filippo, grazie per i bits. Noi vogliamo Tonali. Dai raga, la riproviamo. La telenovelas. Pazzesca, incredibile. Vai. Sì, tanto questa è l'offerta che hanno accettato fino adesso. Il problema non è tanto questa offerta, è Tonali di per sé. Che non accetta manco per sbaglio. Posta. Allora, questo Gallagher qua... Oh, porca boia. Costicchia, eh? Potenziale non è neanche troppo alto. Oddio. Sì. Attualmente a livello della Serie B il potenziale per essere un giocatore della Serie A in futuro non ci darebbe troppa mano in questo momento. Vediamo il buon Cup Manners. Cosa ci dicono? Attualmente a livello della Serie A sarebbe un buon acquisto. Questo è tanta roba, eh? Questo è tanta tanta roba. Facciamo un'offertina per il Cup. Facciamo un'offertina per il Cup. Determination. Station. Welcome back, Cookies. Ci sei mancato un po' a tutti, devo dire. Come ho dimenticato di farlo. Ma come? No, non l'ho dimenticata. Grazie, fratello. Anche lui non vogliono venderlo, c'hai ragione. Però secondo me, se gli sparo 180 milioni, no. Se gli sparo un quindicello così, dici che mi fanno le storie? E la Madonna! Ale! Dato che hai stabilito una... In realtà molto semplice. Se quel giorno, anche se l'ho stabilito nella programmazione, non ho voglia di portarlo, non lo porto, Bruno. Per il momento è andato tutto alla grande. Allora, io farei, se devo proprio essere sincero. Comunque vi sparano delle cifre folli, ragazzi. Ma folli, folli, folli. Queste sono cifre veramente folli per Cup Manners. Cioè, ma che cazzo mi stai a dire? Ma scusami, eh. Cioè, te lo pago 23 milioni, può anche bastare. No, ragazzi. Anche 48 milioni basta. Vediamo il Ghima. Anche questo non vuole vendere, quindi ci sparano cifre altissime. Grande il Gabriel Barbosa nazionale. Vediamo il Manuelito. Però, ragazzi, cioè, non vogliono vendere. Cioè, cosa vi devo dire io? Cosa vi devo dire io? Che bello che sei tornato, Cookies. Che bello. Ci sei mancato un po' a tutti, sono sincero. Ci sei mancato un po' a tutti. Ci sei mancato... È successo qualcosa. Sì, Matt. Grande mister. Cookies, ci sei mancato tantissimo, anche perché quello che ci dai
È un'immagine troppo simpatica. Cioè, io ti immagino dietro al computerino, così, dietro il telefono. Adesso lo insulto. Cioè, sei troppo simpatico, Cookies. Troppo simpatico, te lo giuro. Ti sei mancato? Ma cosa è successo? Ti sei creato un altro account? Racconta, come stai? Tutto bene per il resto? Plot twist! Ah, ragazzi, se chiedo a bastoni... Se chiedo a bastoni... Dopo posso avviare i negoziati, vero? Non è che una cosa esclude l'altra, giusto? No, Ricky, mi sembra esagerato. Grande cookie. Ti prego, continua, facci sognare. Chiedo, eh? Ok. Dai, mo, vecchio mio. Dai, mo. Dai, mo. Avvia sto negoziato. Madonna, gli offro Jesus. Giocatore importante. Mo, stella, mi sono messo zero. Grazie Stefano per l'host. Ale. Qua so cazzi. Ma qua, questo si sapeva, ragazzi. Lui ha... Francesco ha molta pazienza. Francesco ha molta pazienza. Però, cioè, guardate le pretese, eh. Bisogna avere. Cioè, si spende. Per Tonali si spende. Per Tonali si spende. Sì, Cookies, facci sapere. Facci sapere, Cookies. I miei admin, se avessi admin. Ah, sì, Fazza, ne riparliamo nel gruppo. Rimuovi ed escludi l'aumento di stipendio. Ok, questo è uno. Ciao Guidez. Allora, onestamente, ragazzi, non so se conviene fare questa cosa qua, eh. Io Tonali me l'ho già fatto scappare una mezza volta. E sinceramente preferisco pagarlo tutti sti soldi. Madonna, si è alzato lo stipendio. Sto figlio di una gran bottana. Non mi interessa. Frega un cazzo. Frega niente. Ciao. Ciao belli. Non mi interessa. Non mi interessa. Grande bastoni. Cosa è meglio fare, ragazzi? Non lo dico per privacy. Sei qui a spaccare i coglioni, però questo per la privacy non lo dici. Sei un grande Cookies. Quindi cosa è meglio fare? È meglio offrirgli un altro contrattino, ragazzi. Io aspetterei. Dai, aspettiamo, aspettiamo. E rispondiamo, dai, Madonna. Ma i numeri sono questi. Allora, 46, 1, 27. Va bene.
Questi sono, cosa devo dire? Va bene, confermo numeri. Ole, continuiamo. Signori, mi sa che ci siamo, eh? O devo fare altro per Tonali? Non scherzate, eh? Che formazione consigliata contro il Napoli? Ma basta. Ma? Ma inizia! Inizia la Serie A! Oh Gesù bambino! L'Inter deve guardarsi da Koulibaly, certo. È emozionante ritrovare Mendolini. Ma che cosa stai dicendo? Ma non è vero. Partecipiamo alla conference. Mezzo, vai a vedere, e da 40 minuti che te lo consiglio. Verso, l'ho visto il tuo messaggio. Ma siamo a posto a centrocampo, ti ringrazio molto. Ho già messo il buon Bellingham a seguire. Ciao Olmo. Dov'è Cook? Andrea sta ancora scivolando. Oddio, la maggior parte degli addetti ai lavori pensa che Milan Skriniar sarà fondamentale per avere successo in questa stagione. Appassionato. E tagli. Quante so, ragazzi. Quante so. Pensa che l'Inter possa cominciare con una vittoria. Non credo sia dovuto speculare prima della partita. Sarà una gara turra. Energico. Abbiamo lavorato duramente. Se i ragazzi riescono a portare la stessa concentrazione per gli altri dovremmo fare bene. Nicolò Barella è rimasto fuori per un infortunio di recente, ma molte voci lo danno pronto per la gara contro il Napoli. È sulla via del recupero? Cauto. Improponibile. Credo di poter dire che Nicolò Barella non sarà della partita. Le infortune. Di cosa sta parlando, signorina? No comment. Il precampionato è finito e non resta che dare il calcio di inizio alla prima giornata. Credi che la squadra sia pronta e la preparazione sia andata bene? Appassionato. E dai. Ammazza, ragazzi. Quante domandine. Ma su FM non si possono simulare le partite. Oddio, credo di sì. Olmo, se tutto va bene, a minuti ufficializziamo Tonali. Acquistato per i miei parenti, praticamente. Che peso sullo spogliatoio pensa possa avere Mattias Vess. Come. Adesso conoscendo le voci del. Ma di cosa sta parlando? Ah, io di Roberto Gagliardini voglio dire il peggio che posso dire, energico. Questa partita vedrà tornare Gagliardini per giocare contro la sua squadra. Sei impaziente per il suo ritorno? Non direi, non credo che molti qui saranno felici di rivederlo. No! Ma no, Menzo, così no! No, cazzo, adesso ci fa gol. Non credo che Gagliardini abbia la giusta mentalità per farcela. Però calmo. Ha qualche sorta di rapporto con Gennaro Gattuso, grande Gennarone. Abbiamo un grande rispetto reciproco. Hai già in mente l'unico titolare per questa. Non credo che abbiamo una rosa. Yes. L'ultima domanda di Bookmaker credo che inizierà quest'anno. Come va? Ma secondo me prendiamo una rumba contro il Napoli. Molti allenatori ed esperti ritengono che il successo e il fallimento di una squadra dipenda spesso dal numero degli infortuni. Sei d'accordo con questa? In questo momento non voglio parlare. Posso anche cambiare il metodo di lavoro per venire incontro di Zoran Branovic? Non intendo portare. Catto. Chi vincerà la Juventus? Dov'è? C'è scritto Piemonte Calcio? Ah, Zebre, molto peggio. Mi avete cagato. Povero Gagliardini, non so se se lo merita tutto questo. Povero Gaglia. Io ho una paura frenetica. Frenetica. Dov'è l'ufficialità di Tonali? Dov'è l'ufficialità di Tonali? Dov'è l'ufficialità di Tonali? Chi è lontano di Alessandro?
ragazzi, non ditemi che devo ufficializzare. No, aspettate, chiudi, chiudi, fammi vedere. Volevo vedere i social. Cosa dicevano di Gagliardini? Roberto Gagliardini ha sviluppato un bel rapporto con Riccardo Menzolini quando si allenava ai suoi ordini e ancora ripensa con affetto a quel periodo. Io non credo. Non credo proprio. Ciao Menzo, sto facendo su FIFA. Sto facendo una carriera da allenatore della serie di inglese. Ora sono nella serie C. Tra i giovani preso Ranocchia e dello Stem Noble. Anziani o esperti? Ci sta. Sì. Forse è esagerato. Però, insomma. Aspetta e spera per Tonali. Ma che senso, Luca? Ciao, casa. Povero Gaia. Sono il solo a cui non piace Gagliardini. Con 530 mi piace sotto. Questa cosa qui è bellissima. È veramente molto divertente. Chi è che è Sanchez? Ah, vediamolo un po'. Madonna mia, è mostruoso questo giocatore. Ah, il Nugnetto che prenderà probabilmente il posto di destino, ragazzi. Questo Nuno Tavares non sembra per niente malaccio. Si potrebbe fare con Nuno Tavares esattamente la stessa cosa che si fa con. Che era la mia idea con Dest. Cosa ho detto in italiano? È molto probabile che ci siano opzioni migliori. Non ditemi queste cose, che mi metto a piangere. E Rocca, niente. Rocca è tanta roba. Non sembra buono Tavares, quindi. Ok, Tonali in procinto di firmare, ci siamo! Ci siamo! Ah! Ho accettato! Ci siamo! Dove sei? Non lo vedo. Continua. Ufficiale, ragazzi, eh? Ufficiale, ufficiale! È ufficiale finanze. Cioè, abbiamo ancora sto budget. Fate Vobis. Fate Vobis. Mi scusi, signor. No, Simo. Ma dov'è il direttore di gara? Ma che dite? Lo proviamo subito in questo match contro. Allora, innanzitutto, calmi. Calmi. Allora, subito Tonalone in allenamento. Ma secondo voi, Tonalone, dove lo potremmo fare jugar? Jugar. Punta centrale. No. Ce l'abbiamo fatta, signori. Tonalone è arrivato. Eh? Il prossimo anno un bel cucurella ci starebbe, secondo me. Poi, ha bel nome, Davide. Il direttore di gara fa pure la formazione. Ma alleniamolo qua. Alleniamo un centrocampista di quantità. Alleniamolo qui. Un bel focus aggiuntivo sul passaggio. Beh, mo. Tonali è perfetto come regista arretrato di difesa, sia in mediana che a centrocampo. Perfetto. Vabbè, effettivamente non è neanche pieno. Non è neanche pieno. Proviamo a mettere. Però ce lo dobbiamo allenare. Questo spesso più zone su gioco che risente la realtà, è vero. Regista arretrato di supporto. Mi piace molto come idea. Intensità normale. Bacio mio. Intensità normale. Poi. Cosa volete? Ovviamente sono cresciuto nel vivaio. Grazie per aver finito di osservare il Teclanico. Purtroppo niente. Fontana ha finito di osservare Zube. Sosa ha finito di osservare Bellingham. Vediamo un po' il bello. Il bello di casa. Non vuole vendere. Non vuole vendere. Sapete che io proverei ad acquistarlo, Bellingham?
CQ lo sa fare, ma è sprecato, secondo me, ha le qualità da regista, visione e passaggi. E allora se lo miglioriamo pure nel passaggio, secondo me ci può stare. Secondo me ci può stare. Allora, Sandrone, mi scusi. Innanzitutto Young ce lo portiamo. Allora, a questo punto, se facessimo così, sapete che io faccio ancora molta fatica a trovare i giocatori. Andre Anderson ce l'abbiamo. Seba Esposito ce l'abbiamo. Eccolo qua. Se facessimo così, regista arretrato. Poi però Barellotto si è ripreso. È ancora infortunato. Sensi però è da portarsi dietro. Poi ci portiamo dietro anche. Insomma, ci portiamo dietro. Young ce l'abbiamo. Mi sto perdendo qualcuno, forse a Gume ce l'abbiamo. Finita lì. Finita lì. Cosa dite di Bellingham, ragazzi? Tornai dalla panchina perché è appena arrivato. Dite. Dite. Questa cosa qui è importante? Prendi cerche. Ho un sacco di panchinari non scelti, ma. Ma davvero? Ma tipo? Non sono a posto così, non sono full. Perché Voses, Godin e Barella sono infortunati. Questi qua sono tutti dentro. No? Ci siamo. Ciao Legend, scusami, mi sono dimenticato di risponderti. Comunque sì, l'ho già, è già installata. Dite Tonali, ragazzi, è il caso di non. Non lo bruciare la prima partita di città che giochi male. Ok, non pensavo. Non pensavo questa. Non credevo ci fosse questa cosa, ragazzi. Sono abituato ad acquistarne uno e metterlo dentro. Allora, a questo punto. Ah, oddio, oddio. Io la rischio tantissimo. Pregiudicati oggi, eh. Allora, parliamo un attimo degli acquisti da fare. Perché secondo me, parliamoci proprio serenamente, abbiamo acquistato un trequartista. Manca S5 e S12. Ma scusatemi ragazzi, eh. Ma che cazzarola ci metto? Cioè dite che comunque va bene portarsi dietro questi. Io mi porto dietro niente. Perché della prima squadra, cioè per esempio. Funziona il filtro, vedo. E Tonali. Per quanto riguarda gli altri acquisti, mezzo per avere i panchinari in modo veloce, ti consiglio di cliccare in alto su scelta veloce e poi te li sistemi tu. Dio buono. Questo volevo evitare di farlo. No, ok, qua però. No, qui torniamo così. Ok. Perché mi mette Godin? Oh, basta! Ma levati dalle balle! Mi sa che si è buggata, ragazzi, eh? Ok. Ok.
Dicevo allora, Young, Tonali, Sanchez. Ah, è vero, Sanchez. Ah, questo è ottimo. Però mi mette Godin. Mette Godin, io al posto di Godin mi porterei dietro piuttosto Pirola. Stai bello di casa. Ti avrei anche trascinato. E anche Barella non ha molto senso portarselo dietro, se proprio devo essere sincero, quindi direi che può subentrare tranquillamente il buon Skiro. Poi Ampadu, così a caso. No, 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 cosa volete? Che si potrebbe. Serve una punta di riserva. Quindi dovresti spostare i giovani della primavera che ti interessano in prima squadra e poi togliere il filtro, così alleggerisci il numero dei giocatori. Ma dopo com'è la crescita, Franci? Perché questa cosa qui un pochettino mi puzza, eh. Allora, abbiamo preso Andre Anderson, che è tanta roba, e Tonali. Abbiamo ancora 33 milioni. Si potrebbe puntare su. Cioè, allora, per l'attacco di riserva abbiamo Vero, Lukaku e Lautaro. Abbiamo Sanchez. Abbiamo anche Seba Esposito. Può essere utile? Godin è infortunato, ragazzi. Non è questione di esperienza. Godin è infortunato, ragazzi. Cioè, cosa può giocare lo stesso? Non è questione di giovani, non giovani. Io non l'ho messo perché Godin mi dava infortunato. Cioè, c'è scritto infortunato. Allora, sensi come mi consigliate di metterlo? Oddio, si potrebbe provare il regista arretrato. Effettivamente. Si potrebbe provare il regista arretrato. Vogliamo Edin e Gosens, ma vogliamo. I due li volete. Sì, sono abbastanza d'accordo con te, Olmo. Io non li metterei in prima squadra. Gosens vi gusta? Oh, Gosens è. Allora, a parte. Gosens vi gusta. Vediamo Roberto. Vacca boia. Osserviamolo, osserviamolo. Sì, ragazzi, io Dzeko non lo posso vedere. Porca trottola, però. Che jugador. Poulsen come punta di riserva. Ma qua mo se ci immalghiamo nelle punte di riserve, ragazzi. È un casino, eh. Porca troia, 33 milioni. Dillo. Timo. Là, 83 milioni. Vediamo Cugna. Macchia, c'è da osservarlo parecchio. Palacio come dice Lautaro.
Raga, vediamo se prendiamo un'imbarcata. Se prendiamo un'imbarcata, prenderemo un'imbarcata. Che vedevo dire? Tanto questa. Tanto io uso come scusa, no? Che è la mia prima volta. I pronostici? 2,50, siamo i favoriti. Manco troppo. Manco troppo. Manco troppo. Madonna, raga, c'ho lo scagazzo. C'ho lo scagazzino, eh. Mi sa che qualcuno si è preso pure il 4. Ciao Lollo! Oh mio Dio. Mezzo metri di disponibilità per l'under 20 ai giocatori giovani in panchina. Lo sono perso. Per me prendiamo una bella imbarcata, ragazzi. Così a sentimento, ho questa sensazione. E non so neanche se ho il coraggio di guardarlo. Energico. Spostate i soldi, ma in che senso mi scusi che ho detto via? Vai mo ragazzuoli, eh. Dai mo bestie. CC. CC non si scherza, eh. Tunnel, in che senso tunnel? Sta per allenare la sua prima partita con la Inter. Ma cosa ho appena letto? Può riassumerci le sue sensazioni? Mi sto cacando addosso. Come non riguarda me, direttore? Oh, è un morto. Quanto è utile la versatilità di Antonio Candreva? Solo lui. Mi avete già caccato le... In quanto tempo le vostre possibilità di vittoria... Di quanto aumentano le vostre possibilità di vittoria per l'assenza di Irving Lozano? Ma io sto leggendo male io o... Ma sbaglio? C'è un... Dai, va là, gioca sto match, per l'amore del Signore. Prendiamo una rumba, prendiamo. Una rumbetta, proprio una rumbetta. Siamo noi questi. Oddio, Bastuan! Bastuan! Bastuan Antoine! Dopo 3 minuti e 33 secondi. Antoine Bastuan. Così. Triangolo con la traversa. E tutti zitti. Mezzo ce l'hai TikTok. Madonna, sì. Sì che sono troppo vecchio. Bastoni hashtag realismo. Ma... Oh, cioè, guarda dove è andata, ragazzi. La bandierina, è andata sulla bandierina. Madonna, De Vrij! Ma che intervento è questo, ragazzi? Ma così me lo dite? Ma cosa fa Candreva? Ma così me lo dite? Autogol! Ma chi se ne frega? Sempre dentro è! Sempre dentro è! Ah, censura il risultato, boia dei dragoletti. Datemi un attimo. C'hai ragione, Olmo. C'hai ragione. Hai ragionissima. Non ragione, ragionissima. Sono cazzi belli. Oh, perdonatemi, datemi un attimo. Anzi, devo fare così.
Ma possiamo pure rincucciolirlo. Ma chi se ne frega? Cioè, ma chi se ne frega di Spotify, no? Olè. 2-0. Ciao Lore. Io continuerei così, ragazzi, per il momento. Finché Fuzzy Gulam se la butta nel sacco, io continuerei così. Condizione discreta. Vabbè, i due esterni ci sta che si stanchino prima. Cerchiamo per l'amor del infortunato Lorenzo Insigne, ragazzi. Cerchiamo di arrivare a questo risultato magari alla fine del primo tempo. Si gode. Si gode. Cioè, anzi, pure poco forse. Vabbè che 13 tiri, 5 in porta, come al solito non utilizziamo. È un po' il problema quasi in realtà, perché in alcuni amichevoli non si è ripresentata questa cosa, ma come al solito quasi non riusciamo a sfruttare al meglio tutte le occasioni. Boh, ragazzi, mi state facendo godere, cosa vi devo dire? Cioè, energico, più che appassionato. Questo mi piace. Bella questa risposta, cazzo, mezzo, mi fai casare. Energico, energico. Dovete darvi una calmata? No. Non siate. Speriamo non si. Ok, perfetto, perché magari possono perdere un po' l'attenzione. Dai, proviamola, proviamola, proviamola. Appassionato. Vorrei un pochettino di più. Vorrei un pochettino di più. Ah, ok, Olmo. Boia. Proviamo così sperando che non si calmino. Allora, per quanto riguarda i cambi, io si potrebbe passare anche in realtà. Si potrebbe passare anche in realtà a una mentalità positiva più che ancora offensiva. Oddio, oddio, teniamo un attimo l'offensiva per questo start di secondo tempo. Vediamo un po' come vanno le cose. Questa munizione non mi piace. Sta munizione non mi piace, ragazzi. Gesù bambino. Però dai, questi non ci possono venire a far gol alla prima. Via sto pallone! Oddio, Lukaku! Come Adriano! 3-0! E questo è tutto del Toro! Lautaro Martinez! Sì, signori! Cosa ha fatto Romelu Lukaku? L'Adriano l'imperatore! Ma poi che palla per Lautaro Martinez, che non sbaglia! Finalmente! 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 Grande Lauti! Oh, positiva! Oddio, in scioltezza! Tra poco ci stanno anche i primi cambi. Quel giallo a Sensi mi spaventa, perché mi sembra di capire che su Football Manager i rossi siano. Oh, Gesù, bambino! Steccate Insigne, steccate! Avete tutti un rosso da. Qual è? Allora, Candreva via dalle palle. Allora, Candreva via dalle palle, ma la roba del genere non la voglio più vedere. Più vedere! Più vedere. Mentre D'Ambrosio. E qua mi cago addosso. Manco il tempo di passare in positiva. Zio prete, zio. Così te lo buttiamo dentro, Tonali. Testiamo un attimo così. Ragazzi, per l'amor del Signore, non fatemi bestemmiare, eh. Fatemi bestemmiare. Eccolo lì il gol. Op! È arrivato il momento. È
È arrivato il momento e io cambierei a... aspettiamo, teniamocelo Biraghi ancora un po'. Cos'è successo? Cos'è successo? Madonna che ansia, ragazzi. Madonna che ansia. Dai, dai, restiamo là, restiamo là. Ma andiamo, Danilo! Ma andiamo! 4-1! Mamma, che squa, che inizio! Che cosa mi state dicendo? Ci fate godere, ci fate. Ma ci fate godere, ma ci fate godere. Tra l'altro questo gol è stato identico a quello fatto... No, forse non era contro il Napoli, ma era contro l'Atalanta, se non me lo ricordo. Un gol identico... No, la Lazio, la Lazio. Taglio su... Faccio un altro cambio, l'ultimo. Fuori Cristiano. Dentro Andre Anderson. Contro la Lazio, su stracoscia. Eccolo Andre Anderson che se la va a prendere, bravo. Porco zio, che parata ha fatto Meret. Ale, via. Stadio molto inglese, eh. Non proprio italianissimo. Non mi sembra proprio San Siro. Ma no, ragazzi, che partita. Che par... Oh, Tonali col numero de Vecino. Bella questa apertura! Bella questa apertura! Si gode, ragazzi! Double di testa, hai visto Olmo? Non si scherza mica qua, eh! Non possiamo prendere gol a ogni azione. Bravi! No, 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 no! Stecca, stecca, avete tutti il rosso da spendere! Adesso restiamo così, cosa gli devo dire a sti ragazzi? Fabien, chi è Fabien? Ah no, Fabian. Scusatemi, ho visto questo biondo così. Bravo Samir, allora le puoi parare. Ho fatto tre cambi, non ci sono cinque cambi, vero? Siamo a posto. Cioè, ragazzi, è pure poco. Eppure poco questo risultato. Allora, mi dispiace, se devo essere sincero, mi dispiace per non avere il possesso palla. Mi dispiace, sinceramente, non avere il possesso palla. Perché è una cosa su cui puntavo molto. Però, cioè, creando così tanto, siamo riusciti a fare parecchi gol e abbiamo subito poco. E abbiamo subito poco. Tanta roba, ragazzi, non me l'aspettavo. Poi domani perdo col Benevento, però. Va bene così. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Che bomba. Effettivamente, passaggi corti, no? Ottimo start, ragazzi, sono molto contento, sono molto contento. La qualità del gioco ha garantito la vittoria. Allora, se proprio devo essere sincero, Biraghi l'ho visto così così in realtà. Volevo vedere un attimo i voti. Bastoni, tanta roba, ragazzi. Vedete, gli esterni, insomma, gli esterni, insomma. È vero che Candreva mi è uscito al 60esimo, mentre Biraghi si è giocato tutta la partita. Ma com'è D'Ambrosio? Ma com'è D'Ambrosio? 7.1. Allora, gli esterni non mi fanno impazzire.
L'unico che non puoi metterlo è il regista, chiaramente. Deve saper rischiare. Ci sta. Ale, bisogna fare un po' di passaggi. Io ancora non ho avuto lo sbattimento per inserire gli stemmi, gli ultimi stemmi o gli aggiornamenti. Però, ragazzuoli, è già Lukaku stupisce al debutto. Davvero, anche Cristiano Alessandro Tonali, Stefano Sensi, Cristiano Biraghi, Andrea hanno fatto il proprio esordio con... Vabbè, chiaro, certo. Pesante sconfitta, batte Gattuso, poverino. Ragazzi, partecipo, dai, almeno nel post partita. Come non ho mi... Vabbè. Questa è cattiva. Stazione di Lautaro Martinez la soddisfa. Beh, è stata la migliore partita che ha fatto Lautaro Martinez, ragazzi, perché nelle amichevoli è andato veramente male. Tanta roba. Il nuovo acquisto Santanelli ha fatto il suo debutto con la casacca dell'Inter, pur partendo dalla panchina. Potremmo vederlo presto esordire dal primo minuto? Tanta roba, Bastuani. Tanta roba. Perfetto, ragazzuoli. Allora, facciamo un attimo il punto della situazione. Però già solo mettere i fluidificanti di passare la corta e non di correre rischi sicuramente ti alza il possesso palla, se è quello che vuoi. Allora, fammi vedere un attimo. Vediamo, magari è stata anche una giornata così. Avanziamo qualche giorno. Poi, raga, mi devo staccare. Porca pupazza, sto gioco ti dà veramente. Che miseria, non vuoi mai staccarti. Ma basta, sti errori di Lukaku. Ha fatto un assist della Madonna. Vediamo se sta cosa degli esterni ce la portiamo dietro. Degli esterni del possesso palla. Ce la portiamo dietro anche nelle prossime partite. Ragazzi, è una presentazione di Tonali. No, ma sono tantissime. Sono tantissime. Ciao, Miki. Ah, io stacco. Vedo se riesco a sistemare le bet per la prossima live. Qualora ci fosse, quale impatto avrà questo acquisto sugli altri giocatori dell'Inter? Taglierà di brutto. Ma che stai a dire?
Ma questi sono fuori di testa. Ciao Sofì. Non mi piace molto Gadev. Sì, effettivamente. Effettivamente sono un po' ripetitive. Sono tante le domande. Ma basta, non devo rispondere io a queste domande. Rapporti personali. Riabilitazione, riposo, ottimo. Perfetto. Oh, è tornato anche il barellotto, eh? È tornato anche il barellotto. Signori, io direi che per il momento stacchiamo qua. Abbiamo fatto un minuto, 1 ora e 44 di live, assolutamente intensa. Quello che vorrei sapere è, secondo voi, cosa ancora manca? Io dico la verità, investirei su un esterno. Non cerchiamo adesso i nomi, lo cerchiamo nella prossima live. Investirei su un esterno più che un attaccante. Più che un attaccante. Per questo motivo. Perché magari Anderson potremmo anche allenarlo a seconda punta. Insomma, non lo so. Secondo me abbiamo la potenzialità per comunque coprirci in attacco. Tra Sanchez, anche il buon Seba Esposito, io onestamente non andrei a fare un altro colpo in attacco. Cioè, piuttosto, cioè, mi piacerebbe più dar fiducia a Esposito. Per quanto riguarda gli esterni, è vero che D'Ambrosio e Candreva è anche, cioè, non hanno fatto un cattivo lavoro, ma vorrei coprirmi più per il futuro, mi verrebbe da dire. Non so se alle 18 faccio qualcosa, forse della sto fase. Boogie. Voi cosa dite, ragazzi? Forse nella prossima live potremo investire. Boogie, se continui ti manno veramente. Anche se sei abbonato, a me che te l'hanno regalato, mi sa, non me lo ricordo. Va bene, dai, per nuovi colpi di mercato, magari ci pensiamo la prossima volta.